C'è un unico comune denominatore da qualche anno a questa parte nell'estate dei salernitani: le condizioni del mare. È l'alternarsi di specchi d'acqua limpidi come questa mattina e specchi d'acqua colmi di alghe sporcizia come nei giorni scorsi a caratterizzare il litorale salernitano, con i cittadini che, anno dopo anno, si chiedono il perché di questa situazione. C'è chi dice siano le correnti, secondo altri invece il problema deriva dallo scarico delle navi che giungono nel porto. Ciò che però è certo è la mancanza di una risposta. Sembra che oggi sia meno sporco del solito. Invece negli altri giorni da altre parti l'avete trovato sporco? Sì, verso Mercatello era proprio indescrivibile. Penoso. Questa è la prima giornata che sto venendo qua. Non me lo faccio ancora. Lui se l'ha fatta, ha detto che è buona. L'acqua è abbastanza buona. Sì, il comune ha messo le docce, la verità proprio solo 2 settimane che ha fatto un po' il mare, che non è stato bene, però adesso è buono. Stiamo bene. Noi siamo qua, noi siamo nel camper a fianco qua e veniamo spesso qua comunque. È una bella zona, tranquillo. Il mare non c'è male, ci sta bene, tutto a posto. Il mare la settimana scorsa era qualcosa di indecente. Questi primi 2 giorni di questa settimana sembrerebbero stare un po' meglio, ma obiettivamente si dovrebbe fare di più, anche la pulizia delle spiagge, qua la pulizia non viene fatta mai. Oltre alla questione mare, a tenere banco sono anche i servizi offerti. Nella spiaggia libera tra Passen e Torrione, il lungomare Marconi ad esempio, tanti sono stati i cittadini che hanno lamentato la pericolosità della scala che permette la discesa e la salita sull'arenile. C'è la scala qui del Chiavicone, che è molto pericolosa sia per i bambini che per le signore anche di una certa età, e quindi l'amministrazione non si impegna a risolvere questo problema, è una vergogna.